E come sono solita ribadire, sicuramente ai vostri figli piacerà la musica di quest'oggi, ossia quella degli Spincaster. Buongiorno a Davide. È un piacere essere qui. Oh, che carino che sei. Allora, iniziamo subito. Domanda classica, inflazionata, l'hai sentita 10.000 volte, devo farla per obbligo, insomma, di veridicità. Okay. Perché Spincaster? Da dove deriva questo nome? Un nome a caso. Avevo visto un video su YouTube. Ah, bella sta cosa. E c'era questa persona che lavorava su questo aggeggio, si chiama Spincaster, e da lì è venuto il nome. Ah, ma è una specie di, che cos'è, un rullo? Sì, un rullo. È una specie di aggeggio che lavora sulle monete. Ah, ecco, che cosa simpatica. No, è bello anche magari innamorarsi di un nome così, all'improvviso. È carino il fatto che sia questa anche sintonia, no, Adome? Che pensi? Sì, no, tu? Ma infatti io mi ricordo un'intervista che fecero negli anni 90 a una band hardcore che si chiama i Battle Surfer, una band americana, e gli chiesero, allora non vi traduco il nome perché è abbastanza sconcio, però gli dissero, ma perché Battle Surfer? Credo che li conosco. Grazie. Credo che li conosco perché una volta Eddie Vedder, il cantante di Pearl Jam, li citava questi esatto. Gruppi. È vero, li citava. Livello, Abbiamo già alzato il livello. Livello. Comunque in questa intervista gli chiesero in Inghilterra, ma voi come mai vi chiamate Battle Surfers? E lui rispose, vi odio voi europei perché cercate un senso a ogni cosa, mi piace il nome, punto e basta. Okay. E questo basta, alla fine è vero, come lo quando ho detto, è per caso, mi è piaciuto, mi piace come suona, bang, ho trovato il nome del gruppo. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Ci piace. E io so, tra l'altro, che sei stato tu un po' a iniziare questo percorso, a intraprendere questa strada. Come mai? Non solo io, anche il bassista Stefano, che lo saluta dalla radio. Abbiamo iniziato questo percorso tramite le conversazioni di Facebook. Lui mi aveva chiesto se voleva formare il gruppo con me. Io gli ho risposto sì, l'importante è che sia tu che io siamo motivati per fare questo progetto. Anche perché si sa, insomma, che la musica al giorno d'oggi è un po' difficile, soprattutto da presentare e soprattutto da mettere in scena. Quindi affrontare un progetto del genere, intraprendere un percorso simile, significa essere temerari e coraggiosi e soprattutto molto molto bisogna tenaci. Andare sempre avanti. Assolutamente sì. E infatti è onesto poi dire, in effetti sì, io voglio farlo, ma bisogna essere motivati, cioè non ci vuole. Decisamente. Più di questo. Guarda, io direi, dato che siamo per ora è tutto bla bla. È vero. Direi proprio di capire di cosa stiamo parlando, per cui io direi andarci ad ascoltare il primo pezzo di Spincaster di oggi, che è Buzz the Fly. Fantastici, Spincaster con Buzz the Fly. Tra l'altro io sono curiosa, perché io devo sempre curiosare essendo donna. Questa canzone come nasce? Dimmi un po'. Questa canzone l'ho scritta perché mi sono ispirato a un insetto insignificante, cioè la mosca. Non è niente di speciale, però questa canzone può essere rappresentata anche in un modo metaforico, nel senso che i pensieri ci ronzano di continuo. Bella questa cosa, molto bella. Mi ricorda un po' lui, no? La metamorfosi di Kafka, no? Però quello era uno scarafaggio. È vero, però questo insetto così, un po' che è assolutamente simbolico, poi in quel caso è pieno pieno carico di significati. Bene, tra l'altro stavamo parlando nel fuorionda, tu mi dicevi che questo pezzo era suonato a Bristol. L'Old Duke Pub, e c'era questa open mic, una specie di jam session, e si esibivano questi artisti emergenti. C'ero anche io a suonare, e questa canzone l'ho suonata, avevo... Batte cuore. Non ricordavo le parole. Beh, capita, insomma, davanti a un pubblico comunque importante, calcolando che non sei nemmeno poi a casa propria, c'è un po' quell'imbarazzo, quell'ansia, sì, è normale. Anche perché è la prima volta che ho suonato da solo in Europa, ma giusto perché mi trovavo lì in quel locale, c'era questa open mic. Ho parlato con l'organizzatore. E ti sei proposto? Sì, mi sono proposto. Bella, hai suonato questa? Sì, sì. Fantastica. Allora, io ne approfitto, visto che parliamo ovviamente con Davide, ma che non è l'unico, come dicevamo prima, salutiamo Stefano Benedetto e anche Carmine Colurcio, che tra l'altro mi diceva Davide, ormai non fa più parte della band. Carmine Colurcio non fa più parte della band e quindi stiamo cercando... un batterista. Se vi piacciono le contaminazioni, insomma, degli Spincaster, questo sound particolarmente interessante, molto rock, proponetevi. Potete ascoltare i loro pezzi su SoundCloud, SoundCloud giusto? Oppure su Reverb Nation. Perfetto, li cercate su Facebook, magari insomma vi fanno un provino, provate a intraprendere questo percorso con loro perché sono davvero molto bravi. E questo era Neck con Se non avessi te per il nostro tuffo nel passato, ma torniamo al presente, magari al futuro, con siamo ancora qui in compagnia di Davide. Degli Spincaster, ne abbiamo già ascoltato il primo pezzo, Buzz the Fly, e ci è piaciuto, ne stavamo parlando bene anche adesso fuori onda. Però, insomma, è doveroso prima di ascoltare il secondo pezzo fare qualche altra domanda. La mia domanda personale, da un punto di vista, è come avete preso? Diciamo, il fatto che, per esempio, il bassista è andato via, non state da molto che non suonate insieme?
batterista. Sì. Il batterista l'avevo contattato all'inizio, avevo visto che era motivato a suonare, solo che non aveva la disponibilità. Per questione di tempo, sostanzialmente. Sì, per il tempo. Bisogna dedicarlo, quello è vero. No, io ti chiedevo questa cosa perché prima parlavamo, voi stavate partecipando al Red Bull Tour Bus. Ah, sì. Però siete dovuti venire meno per via di questa storia. Sì. Perché pure se passavamo alle selezioni e il batterista non c'era, lo stesso non potevamo partecipare, perché dopo che hai fatto l'iscrizione i membri dovrebbero essere, sì, quelli. Il regolamento dei contest, sì, tendenzialmente è quello che la band deve rimanere uguale, perché poi può esserci una diversa valutazione in base anche a chi suona. Quello poi diventa quello il problema, che magari, capito, ti trovi con un batterista migliore la volta dopo, per esempio, sai, cose del, sì, genere. È un peccato, oserei dire, però penso che una volta trovato il nuovo batterista probabilmente ritornerete a gareggiare, tra virgolette. Sì, infatti ci siamo iscritti a Emergenza Festival. Sì. Ho avuto un'email dall'organizzatore e mi ha scritto che il 23 ottobre dovremmo avere un appuntamento al Duel Beat di... Grande. Di Agnano. Perfetto. Giusto per chi vuole capire quanti pezzi dobbiamo suonare, i nostri interessi. Vabbè, e nel caso in cui il direttore del Duel adesso, l'organizzatore, fosse in ascolto di Enrico, gli facciamo ascoltare anche il secondo pezzo. Questa è We Want Freedom Now, sì, e ce la ascoltiamo, tra l'altro, perché dopo vorremmo passare un attimo alle influenze, vedremo un attimo anche da dove arriva la vostra musica. L'unica cosa che volevo aggiungere, che riguarda proprio questo, non demordere mai, sì, anche quando c'è un problema, non lasciarsi mai abbattere. Almeno dal mio punto di vista, la vedo in questo modo, insomma, se credi in un'idea è giusto andarci fino in fondo. Sì. Assolutamente sì, tra l'altro vi dico, un titolo particolarmente emblematico, We Want Freedom Now, noi vogliamo la libertà, e ve lo dico anch'io, di parlare, di esprimerci, di cantare come fanno i Spincaster, ascoltateli. Ed eccoci qui ancora con gli Spincaster, nella persona di Davide in questo momento, e purtroppo noi, il tempo c'è sempre nemico. Quindi vorrei provare con te a ricapitolare un attimo i vostri appuntamenti, i vostri contatti, ma soprattutto i vostri progetti. Sì. Allora, partiamo dagli appuntamenti. Tu parlavi del 2, adesso ottobre, per valutare un attimo la presenza a un contest, immagino. Sì, dobbiamo dare solo la conferma. Certo, confermate, ragazzi. Insomma. Sì. L'importante è trovare un batterista per portarlo con noi al contest. E che sia fisso, poi, tra l'altro. Sì. Esatto. Sì. L'importante è che si trovi anche a proprio agio con la band. Certo. E invece contatti poi, ecco, anche per raggiungere, insomma, per seguirvi anche per i nuovi appuntamenti. Quelli che ci ascoltano a Run Radio possono trovare il contatto Spincaster direttamente su facebook.com/spincasterband, oppure potete ascoltare i pezzi su SoundCloud. Infatti ricordiamo SoundCloud, che poi ormai è un mezzo usatissimo per ascoltare musica, sì, commentare e anche per diffondere, tra le, sì, altre cose. Prima parlavamo delle influenze, tra l'altro, su questo che vi vorrei, sì, salutare, anche per passare un band a me che piace tanto, con un pezzo che mi piace tanto. Parlavamo degli AC/DC. Sì. E noi prima, mentre ci organizzavamo, sceglievamo proprio questo pezzo, che è Rock and Roll e Noise Pollution, l'ultima traccia Back in Black 1980. E vedo che sei preparato, perfetto. No, proprio perché ho visto, era tra i pezzi che abbiamo ascoltato quello che forse vi rappresentava di più, quindi direi di ascoltarcelo. Diciamo che sono la parte migliore, Rock and Roll, non solo loro, e Noise Pollution. Spettacolare questa canzone degli AC/DC, e proprio sulle note di questa bellissima canzone io devo necessariamente, perché il tempo, come diceva Domenico, è nemico, salutare Davide, ringraziare gli Spincaster, e ovviamente se tu vuoi fare qualche saluto a chiunque stia ascoltando, fallo pure tranquillamente. Ci sono tanti saluti che vorrei fare, però restringo i saluti. Saluto Stefano, ovviamente, Carmine, che sono membri della band, Emilia, Simona e gli amici di pianura, anche la famiglia. Perfetto, okay. Davide, io ti ringrazio. Esortiamo ancora coloro che stanno ascoltando a prendere parte a questa band qualora fossero disponibili. Ovviamente Davide sarebbe contento, anche Stefano. Complimenti, perché siete bravissimi. Tenete Grazie forte, mille. Mi raccomando, ancora duro e coraggio. E adesso pubblicità. Oh, yeah.